Ciao ragazzi, sono Luca di Shopping Tattoo e con me c'è Sebastiano Caos, un corsista del seminario di Pio Sapone dell'8 e 9 dicembre. E siamo qui per chiedere a lui com'è andato, ma siamo in conclusione. Com'è andata Sebi? È andata bene, corso molto utile, perché uno si crede di essere bravo dentro quattro mura, ma quando ti confronti con grandi maestri come Pio Sapone scopri che c'è sempre da imparare. Dettagli sono tutto in un tatuaggio e con Pio riesci a farteli focalizzare tutti. Quindi una bella esperienza. Bellissima. Allora, adesso ci troviamo direttamente nella sede di Shopping Tattoo. Abbiamo qui tre corsisti. Abbiamo Salvo, Jessica, Luana. Chiediamo com'è andata. Sentiamo. Com'è andata Salvo? E te ne è parso il tuo complessivamente? Molto importante come corso. È abbastanza completo, perché partiamo prima dal disegno. Sinistro, come... molto interessante, studio delle luci, proiezioni, e la luce come si riflette, i colori che assumono. Allora, dicono che il maestro è un bastardo, è vero? Vi ci confermate questa cosa? Sì, sì, sì. È un grande. Sì, però... Bacchetta, aiuta? Sì, tanto. Aiuta, ok. È severo, però... È un Hitler italiano. Il suo essere bastardo è qualcosa di positivo, sì. Cosa vi ha lasciato? È qualcosa, sì. Cosa vi ha lasciato, Pio? Un po' di strada spianata, di ciò che almeno io non avevo capito. È come se ci avesse indicato tipo una via. Okay, quindi da domani in poi la cosa più importante è prendere la matita. È stato e disegnare. Okay. Matite. Contenti di voi stessi? Contentissimi. Okay. Contenti. Ciao ciao.